Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Eleonora Daniele ha subito un intervento d'urgenza. Sembra che sia stata aperta e poi richiusa in sala operatoria. Ecco il terribile retroscena. Eleonora Daniele va in onda tutti i giorni con una delle trasmissioni più seguite della fascia mattutine Storie Italiane. Il programma racconta storie di vita di persone comuni e non comuni, riuscendo a intrattenere e commuovere il pubblico a casa. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello, la conduttrice ha fatto tantissima strada ritagliandosi un posto di rilievo nel giornalismo televisivo e raggiungendo il cuore degli spettatori. Di recente, Eleonora Daniele ha dovuto interrompere in anticipo la sua trasmissione di circa un'ora a causa di un collegamento per ricordare le vittime del terrorismo, dicendo: "Siamo in chiusura, dobbiamo dare la linea al telegiornale". Nonostante sia un personaggio pubblico, non ama molto parlare della sua vita privata. È stata operata d'urgenza. Il racconto è davvero agghiacciante. Eleonora Daniele parla dell'operazione che ha subito. Eleonora Daniele ha raccontato di un'operazione subita in seguito al parto cesareo della figlia Carlotta, a cui la donna è molto legata. La bambina è per lei un vero e proprio dono del cielo, e infatti si sente molto fortunata a essere diventata mamma. Tuttavia, non è stato così facile per lei decidere di diventare madre, a causa di alcuni trascorsi familiari. In merito all'uso parto ha raccontato: "Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno nuovamente portata in sala operatoria. Mi hanno riaperta e richiusa. Uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza". La gravidanza, Carlotta e le paure di Eleonora Daniele. Eleonora Daniele ha raccontato di essere molto migliorata a livello caratteriale dopo la gravidanza. Infatti, ha detto: "Ero più dura, mi sono ammorbidita, plano più leggera sulle cose". Non ha scelto di diventare madre a cuor leggero, in quanto la sua vita è stata segnata dalla malattia del fratello. Ha detto: "Quando aspettavo Carlotta ci pensavo. Il dolore vissuto sin da piccola mi ha segnata. Fa parte di me. Per questo dico che con la mia storia, con la mia razionalità, decidere seppur tardi di avere un bimbo è stata la più lucida e straordinaria follia della mia vita". La conduttrice non esclude un secondo figlio. "Vorremmo, ma senza accanimento. Se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Sono già fortunata ad avere Carlotta. Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati i miei genitori con me". Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, more seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, oh, if there is just